Non provino a raccontarcelo, l'Imbalzi dequalifica l'istruzione pubblica in Italia, perché è chiaro che il modello nozionistico dei quiz a crocette serve soltanto a produrre dei futuri lavoratori dequalificati e quindi precari e ricattabili. Certo, non ci illudiamo che questo scandalizzi un governo che ha votato quella porcheria di riforma del mercato del lavoro, il Jobs Act. 24 milioni di euro nei prossimi 3 anni verranno buttati per fare queste prove, mentre la scuola italiana è ridotta in ginocchio, mentre i tetti delle scuole crollano, mentre non si spende un euro per il diritto allo studio. Noi siamo i residuali delle GAE, cioè siamo quelli che hanno scelto di non cedere al ricatto dell'assunzione a tutti i costi ma fuori casa, perché in effetti uno dei requisiti, cioè uno dei ricatti, il ricatto fondamentale era quello che l'assunzione l'avremmo avuta ma lontano da casa per almeno 3 anni, cosa che invece adesso stanno cambiando, ci sono continui emendamenti a questa cosa per cui gente che ha scelto di fare domanda avrà l'assegnazione provvisoria vicino casa, che in effetti questo andrà a ledere tutte le persone che hanno scelto di non fare domanda contando sui posti che abbiamo ogni anno sull'organico di fatto. Possiamo dire che quelli che il governo non è riuscito a intimidire sta provando a comprarseli. Infatti la tecnica utilizzata da questo governo è quella classica dividi e timpera. Noi come corpo docenti ci siamo divisi in quelli di GAE, quelli di fase B, quelli di fase C, quelli di fase D, di fase 0, di fase A. È stata la tecnica proprio del governo, voleva dividerci, non voleva che noi facessimo un fronte comune contro una legge che era sbagliata fin dall'inizio, incostituzionale e illegittima. Quindi Renzi da questo punto di vista ci è riuscito benissimo, ha vinto la sua partita, ma fino all'ultimo noi continueremo a combattere per difendere i nostri diritti e soprattutto il nostro diritto al lavoro, perché la Repubblica, la nostra Repubblica è fondata sul lavoro e non possiamo farci togliere il nostro posto di lavoro. Rosaria Piroddi, hai parlato anche insomma dal microfono perché tu hai subito un provvedimento disciplinare proprio perché non hai voluto usare le tue ore di lavoro per preparare agli Imbalzi e quindi il dirigente scolastico ha provveduto. Sì, non solo un avvio di procedimento disciplinare che si è concluso con una sanzione pesantissima di 6 giorni di sospensione dall'insegnamento. Una sospensione di gravissima in realtà per aver fatto cosa? Normalmente il mio dovere. Grave ed intimidatoria. Grave e intimidatoria, infatti ti dicevo prima, non siamo stati gli unici noi tre ad avere la minaccia, chiamiamola così, perché la minaccia era estesa a più persone e poi è stata applicata solo a tre perché altri sono tornati sui loro passi e hanno rinunciato, quindi questo è intimidatoria, sì, ha il suo effetto. La protesta si è sgretolata nel tempo, come mai? E dispiace, insomma, alla fine il governo ha avuto ragione dividendo. Beh, in primo luogo va ricordato che fin da settembre i primi a ritirarsi sono stati CGIL, CISL, UIL, SNALS, che hanno chiuso la luce e per mesi e mesi non hanno fatto niente, salvo adesso, direi con una coltellata alle spalle, fissarci uno sciopero tra 8 giorni, dividendo la categoria, mettendo molti di fronte alla contraddizione, sciopero il 12, sciopero il 20, o non sciopero per niente. Ma a parte questo, ovviamente il potere dei presidi è stato aumentato a dismisura, molti si sono subordinati a questo potere, bisogna ammetterlo, tra i docenti hanno accettato di arrendersi e noi no, noi non solo continuiamo a lottare ma abbiamo anche in campo un referendum importante, decisivo, che può cancellare tutti i punti peggiori della legge 107 che si potrà tenere nella primavera del 2017.